Beh, grazie intanto anche per aver organizzato questa splendida giornata, ringrazio Alberto Maira e Giuseppe Di Forti che sono stati coloro che più di altro l'hanno voluta, la prova concreta anche che cosa significa parlare di un argomento che i più cercano di far dimenticare. Io vorrei fare in questo momento una sorta di sondaggio, si usa, no? E chiedere a tutti voi quanti sanno che con legge dello Stato oggi è una festa, sancita con legge dello Stato, una festa nazionale. Proprio oggi, nessuno alza la mano, questo è un elemento importante per far capire come le parole che sono state usate da Giovanni Formicola, mio caro amico, perché entrambi siamo entrati in Alleanza Cattolica praticamente nello stesso anno, non ci conoscevamo ancora perché lui campano di siciliano, però da lì a poco siamo diventati amici, come si diventa amici quando per identità di vedute, per affinità culturale, per visione spirituale del mondo si condividono battaglie che ovviamente poi alla fine possono trovare anche su latitudini diverse le stesse motivazioni. Ebbene, il fatto stesso che, come diceva l'avvocato Formicola, molti non lo sanno, è la prova concreta che c'è un comunismo che continua a essere vero, presente, tenace, opprimente, da un certo punto di vista anche dominante. Vale a livello culturale, vale a livello informativo, vale a livello formativo. E quindi il problema non è un problema da sottovalutare. Questa di oggi non è una riunione che riguarda dei nostalgici. Non è un club di soggetti che hanno deciso di presentarsi qui e di parlare della caduta del muro di Berlino, ovvero del fenomeno del comunismo, ma anche del post-comunismo, come si potrebbe parlare della caccia o della raccolta dei funghi. Non siamo soggetti che hanno delle caratteristiche di questo tipo. E mi fa piacere che molti dei presenti siano anche ragazzi, anche se poi per motivi di età ho visto che piano piano proprio quella fascia d'età si è sfilata, perché è veramente importante entrare in tema su questo tipo di argomenti, far capire realmente come stanno le cose e far capire che quello che stiamo vivendo non è frutto di una casualità, ma è frutto di un'eredità pesante che abbiamo il dovere perlomeno di raccontare, ringraziando Dio proprio per quel qualcuno che non è con la Q maiuscola, è con la Q minuscola, ma che comunque è il premier di questa nazione, lo dico io per i due o tre che diciamo, ancora non hanno capito, che grazie a Dio, grazie a quel qualcuno, oggi ci è consentito di poter trattare come argomento. Io, che sono anticomunista da ante litteram, nel senso che nel 76 avevo 16 anni, quindi figurarsi, 78, la prima battaglia cominciava in quel periodo, ma immaginasse se potevamo fare riunioni di questo genere. Ma io le vorrei raccontare queste cose ai ragazzi di oggi e far capire che cosa significa vivere nei contesti sociali universitari. Io ero una facoltà che era con Z nera, che era Messina, e dove praticamente era la facoltà nera, dove vi assicuro c'erano 20 fascisti, 20, perché questo era il nero, quindi, che si conoscevano ed era con Z dura e pura, perché siccome era gente tosta, forse anche un po' incosciente, rischiava anche di essere menata, ma spesso di menare perché un po' violenti oggettivamente lo erano. E io ce l'ho davanti, proprio un ragazzino di 18 anni, in una delle prime riunioni, in una delle prime giornate di quel 1978, primo anno di università, 1977, primo anno di università, e praticamente vedevo sfilare 5.000, 6.000 giovani in bandiere rosse e facevano queste sfilate dove i 20 fascisti che la facoltà nera che riguardavano con aria di sfida, ovviamente i comunisti si ci avvicinavano perché sapevano che quelli erano pericolosi, ma quelli erano il rapporto 20 e 5.000, cioè questo era il rapporto, noi ci guardavamo i moderati, i cosiddetti moderati, quelli che poi avevano anche dei valori, avevano anche qualche cosa da poter esprimere, che studiavano, soprattutto studiavano che cosa significava il comunismo, che cosa significava il vero anticomunismo, probabilmente sognavano anche qualche cosa di diverso e immaginavano quindi un mondo diverso. Io mi ricordo che con mio amico Alberto Maia facevamo le riunioni all'Alleanza Cattolica e facevamo nel 1984-85, epoca Reganiani. Reganiani diceva, ah, questo è il bravo presidente, lo citavo poc'anzi prima. Cioè, vabbè, era una cosa carina, lo facevamo con un misto di fiducia, perché questa è la forza di chi evidentemente ha grandi ideali, di chi crede che il mondo possa essere cambiato. Perché che sia chiaro, il mondo non è cambiato perché il muro di Berlino, come è stato spiegato sia dal filmato che da Giovanni, ci sono state manifestazioni di massa e un popolo che è insorto.
si è verificato esattamente e puntualmente quello che funziona sempre con la parabola delle moltiplicazioni, non con la parabola, con lo fatto storico che il Vangelo racconta molto bene, della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Due pani, cinque pesci o viceversa, e poi praticamente a moltiplicare ci pensa il Madre Terra. Noi dobbiamo fare la nostra parte. E vi racconto questo fatto perché nel 1984, e me lo ricordo anche quello perché era una data storica, perché fu il secondo mandato reganiano, e immaginavamo e vedevamo che stava cambiando qualcosa di concreto. Reagan, che poi fava con un pazzo con suo scudo spaziale e con gli investimenti che faceva realmente, per carità, insomma, la tecnologia però era lontana, e che i russi erano costretti a inseguire proprio investendo denari e implodendo sempre di più. Ma nello stesso tempo era il 1984 di un fatto che adesso racconterò, che è straordinario, unico nel suo genere, e che penso faccia capire realmente come la parabola, a dire di nuovo la parabola, come la moltiplicazione di pane e pesce è un fatto vero, cioè non un fatto secondario. Quello che ci raccontavamo noi era, vedremo un giorno, i nostri figli vedranno un giorno il comunismo crollare, cioè i nostri figli, i figli dei nostri figli, cioè sembrava una cosa lontanissima. Però proprio in quel momento stava accadendo una cosa incredibile. Il 24 marzo del 1984 il nostro pontefice dell'allora, il grande Giovanni Paolo II, consacrava il mondo, seguendo quelle che erano state le direttive della Madonna Fatima nel 1917, il mondo, quindi compreso nel mondo c'era anche la Russia, che era esattamente ed esplicitamente quello che la Madonna aveva chiesto a Fatima, il mondo al cuore immacolato di Maria. Nel 1917, apro una parentesi per coloro che magari non la sanno lunga, la Madonna a Fatima durante le sue sei apparizioni ebbe modo di dire: attenzione, se il mondo non si converte, e soprattutto se non si converterà la Russia sarà propagandatrice di grandi errori che produrranno morti, i tre segreti di Fatima, morti, guerre, devastazioni. E poi il terzo segreto di Fatima, il più drammatico di tutti, quello che poi fu messo a conoscenza del mondo nell'anno 2000 da Giovanni Paolo II, un vescovo bianco insanguinato, quindi morto, ucciso, e la guerra nucleare che avrebbe distrutto il mondo. Il 13 maggio 1981, esattamente lo stesso giorno in cui era apparsa la Madonna Fatima nel 1917, il nostro pontefice di allora subì un attentato che ha descritto molto bene anche Giovanni Formicolo, il più famoso e bravo killer di allora. Ovviamente noi non, questi non sono personaggi noti, ma chi deve cercarli sa che evidentemente sa dove trovarli, che era impossibile che sbagliasse un colpo a centinaia di metri, a decine di metri di distanza, a poco meno di 3 metri, con una calibro 9. Non è che sbagliò, semplicemente il proiettile fece da zig zag, come possono testimoniare tutte le analisi di allora, come anche il professor Cucitti ebbe modo di dimostrare prima di con esami e con testimonianze. E quindi la pallotta invece non colpì nessuna parte vitale, per cui Giovanni Paolo II si salva con un autentico miracolo lo stesso giorno dell'attentato, e da quel momento in poi non ha fatto altro che dire che fede e preghiere possono cambiare anche i destini del mondo e della storia, visto che il terzo segreto di Fatima comprendeva che era lui che doveva morire. E fedele a quel principio, il 24 marzo 1984, ecco perché adesso arrivo, il 24 marzo 1984, Giovanni Paolo II consacra il mondo, e ascoltate che cosa succede un mese e mezzo dopo, cioè il 13 maggio, ancora una volta, il 13 maggio del 1984, a Severomorsk, uno dei due arsenali dell'Unione Sovietica, per un errore umano, uno è sul Mar Baltico, quello di Severomorsk, l'altro è sul Pacifico, dalla parte opposta in Siberia, per un errore umano esplode. Determina qualcosa come migliaia di morti, e sono ancora coperti dai segreti di Stato, anche se queste cose si sanno, e soprattutto salta metà dell'apparato bellico nucleare dell'ex Unione Sovietica, quello che praticamente doveva buttare i missili in Europa e negli Stati Uniti d'America.